La storia di Lugano attraverso le vecchie cartoline. Ce la racconta un collezionista che ha raccolto 4.500 istantanee su carta scattate fin dalla fine dell'Ottocento. Le più rare si scovano nelle aste su internet, dove una cartolina vale fino a 250 franchi. Adesso vi raccontiamo la storia di un collezionista che, come davvero poche altre persone, conosce i dettagli di una vita che non c'è più. È quella della Lugano nella sua quotidianità a partire dalla fine dell'Ottocento. È la storia di una passione che dura da mezzo secolo. Sentiamo quale. La sua passione è un mondo su carta che da poco condivide anche sul suo account di Twitter. Roberto Kninenburg possiede migliaia di immagini della Lugano che non c'è più. Erano 34.500 spettatori qui. Credo che era la partita Svizzera-Italia nel 51. Tempi gloriosi a Cornaredo, atmosfere cittadine che popolano le cartoline più o meno sbiadite, a cui da 55 anni questo appassionato dà la caccia. Ogni volta che vado in città, io guardo la città e vedo com'era prima, mi meraviglio, le vedo con gli occhi delle mie cartoline e dico, ma com'è cambiata? Al Lido di Lugano c'era uno scivolo enorme, qui si vede, un grande scivolo che andava nell'acqua. Il Lido è uno dei tanti angoli di Lugano a portarci in questo affascinante viaggio nel tempo. Il nostro collezionista ha scovato con minuzia certosina 4.500 cartoline, molte nei mercati delle pulci, ma per le più rare ormai si ricorre a internet. Si mette Lugano e ci sono aste che durano sette giorni e ce ne sono 42.000 cartoline solo di Lugano. Si arriva a pagare fino anche a 200-250 franchi una cartolina. Se proprio arrivo a 75-80 franchi e dopo devo dire boom. Insomma, passione sì, ma non a tutti i costi. Nel frattempo, fotografia alla mano, Roberto Kninenburg si diverte a sovrapporre letteralmente la Lugano antica a quella odierna. Trasformazioni impressionanti, anche se le vere chicche per lui sono altre. Sono quelle che sono difficili da trovare, che non sono le cartoline dozzinali, e dove magari si vede la gente, si vede la vita della città, non è quella vita che c'è adesso, lì si vedeva, che si viveva in città. Una vita che lo affascina e che lo spinge a non fermarsi mai, ad indagare ogni singolo dettaglio di cartoline viste e riviste e a cercare quei pezzi rari con storie in attesa di essere rispolverate. Ci sono